Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei fare un approfondimento, ragazzi, su un'azione davvero molto interessante. La domanda a cui risponderemo è: ma questa azione che analizzeremo oggi e che si occupa di intelligenza artificiale potrebbe essere davvero la nuova Alphabet? Ma prima di iniziare e di scoprire insieme qual è questa azione e perché potrebbe addirittura essere paragonata ad Alphabet, vi ricordo come sempre che questi video per essere realizzati necessitano di tanto studio, quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube, per aiutarmi a far crescere il canale, è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io vi ricordo come sempre che il contenuto di questi video è puramente educativo e pertanto non rappresentano alcun consiglio finanziario né un invito ad investire. Ma iniziamo immediatamente, ragazzi, e cerchiamo di capire di quale azienda stiamo parlando. In questo caso parliamo di UiPath, che prezza 22,97 dollari ad azione. Rispetto al massimo storico raggiunto a maggio 2021, l'azienda è in calo di oltre il 71%, ha una capitalizzazione di mercato di 13 miliardi di dollari e un volume medio giornaliero scambiato di 11,3 milioni di azioni. È quotata sul New York Stock Exchange, è stata fondata nel 2005, ha sede a New York negli Stati Uniti e conta quasi 4.000 dipendenti. Cosa possiamo andare a dire di questa azienda? UiPath potrebbe davvero diventare il prossimo Alphabet? Risponderemo a questa domanda, ragazzi, a fine video, quindi ascoltate con attenzione l'analisi che vi porto perché ci saranno dei risvolti davvero interessanti. Sicuramente questo sviluppatore di robot di intelligenza artificiale software ha ancora molto potenziale di crescita. Infatti, UiPath ha inizialmente impressionato gli investitori quando si è quotato in borsa nell'aprile del 2021. Lo sviluppatore di strumenti per l'automazione di processi robotici, cosiddetto RPA in inglese, ha quotato la sua IPO a 56 dollari. La IPO, ragazzi, per chi non lo sapesse, è l'offerta pubblica iniziale di quando ci si quota in borsa. Quindi è stata data una quotazione a 56 dollari e le sue azioni sono subito salite al massimo record di 85,12 dollari il mese successivo, il che significa che c'era davvero tanto hype dietro la quotazione in borsa di questa azienda. All'epoca dovete sapere che gli investitori erano stupiti dal potenziale di crescita dei suoi strumenti legati all'automazione dei processi robotici, che potevano essere ben integrati nelle applicazioni di un'azienda per automatizzare attività ripetitive come l'inserimento di dati, l'elaborazione di fatture, l'onboarding dei clienti e l'invio di email di massa. La crescita di UiPath ha supportato inizialmente questa tesi fortemente rialzista. Infatti, le sue entrate sono andate ad aumentare dell'81% nell'anno fiscale 2021, terminato a gennaio 2021, e sono aumentate ancora del 47% nell'anno fiscale 2022. La pandemia ha inoltre spinto più aziende ad automatizzare e a robotizzare le proprie attività d'ufficio, ma nell'anno fiscale 2023 le entrate di UiPath sono aumentate solo del 19%, poiché l'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse e la guerra in Ucraina hanno spinto le aziende a frenare la spesa per il software. I suoi ricavi sono infine cresciuti del 24% nell'anno fiscale 2024, grazie all'indebolimento di alcuni di questi venti contrari, ma le sue azioni ora vengono scambiate quasi al 70% al di sotto del prezzo dell'IPO, al momento quindi a circa 22 dollari. I rialzisti stanno ancora ignorando UiPath.
Quindi questo leader RPA da 13 miliardi di dollari potrebbe davvero espandersi ed evolversi in un titano della tecnologia come Alphabet? E questa è la domanda che ci facciamo da qui a 10-20 anni, perché ovviamente, ragazzi, come vi dico sempre, le aziende vanno analizzate, vanno acquistate in maniera puntuale e vanno, tra virgolette, come dice il buon Warren Buffett, tenute per sempre. Ma quindi adesso dobbiamo proseguire, ragazzi, la nostra analisi per andare a valutare alcune correlazioni. WePath, infatti, è paragonabile a Google di 20 anni fa. Questa azienda ha generato, infatti, entrate per 1,3 miliardi di dollari nel 2023. Alphabet, quotato in borsa come Google nel 2004, ha generato entrate per 1,5 miliardi di dollari nel lontano 2003. Ma dal 2003 al 2023 le entrate di Alphabet hanno registrato un tasso di crescita annuale composto, il cosiddetto CAGR, del 30%, passando da 1,5 miliardi di dollari a 307,4 miliardi di dollari. Questa rapida espansione è stata guidata dalla crescita del suo motore di ricerca leader di mercato, della piattaforma di streaming video di YouTube, acquisita nel 2006, del sistema operativo e delle app mobile e di altri servizi basati su cloud. Ma torniamo a noi. Potrebbe essere ovviamente difficile per WePath crescere a un ritmo comparabile con Google nei prossimi 20 anni. Per ora gli analisti prevedono che le sue entrate avranno un aumento di appena il 18% nell'anno fiscale 2024 e fino all'anno fiscale 2026, man mano che il contesto macroeconomico si stabilizzerà. L'azienda potrebbe ancora sfruttare la propria posizione dominante nel crescente mercato robotico per ottenere una crescita a due cifre entro la fine del decennio. Secondo Gartner, lo scorso anno UiPath controllava circa il 36% del mercato globale di questo settore, mentre i suoi concorrenti più vicini detenevano ciascuno quote inferiori al 10%. Fortune Business Insights ritiene che il mercato RPA potrebbe ancora mostrare un ritorno del 20% dal 2023 al 2030. Se WePath manterrà il passo con quel mercato, ragazzi, le sue entrate annuali potrebbero tranquillamente raggiungere i 7,2 miliardi di dollari entro il 2030. Se la società dovesse continuare ad avere un CAGR più moderato del 15% dal 2030 al 2044, le sue entrate potrebbero salire a 50 miliardi di dollari entro il 2044, quindi a 20 anni da oggi. Sarebbe molto inferiore ai 307 miliardi di dollari di entrate generate da Alphabet nel 2023. Ma quella traiettoria di crescita potrebbe comunque portare le azioni di WePath a fare quasi un 40 per nei prossimi 20 anni se le sue valutazioni rimarranno stabili. Prima di andare avanti, ragazzi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Inoltre, vi chiedo di farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa azienda. Ma torniamo al video, ragazzi, per andare ad affrontare l'ultima parte dell'analisi di questa azione. WePath, infatti, c'è da dire che deve affrontare ancora sfide imprevedibili. Le prospettive a lungo termine di questa azienda sembrano sicuramente molto promettenti, ma deve affrontare una forte concorrenza da parte di aziende tecnologiche come Salesforce e Microsoft, che hanno entrambe lanciato più servizi RPA per i loro ecosistemi basati su cloud. Inoltre, UiPath deve affrontare la pressione di C3.ai, che inserisce i suoi algoritmi di intelligenza artificiale nell'infrastruttura software di un'azienda per accelerare, automatizzare e ottimizzare determinate attività. C'è anche una forte possibilità che le nuove piattaforme di intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, rendano più semplice per le aziende automatizzare le proprie attività senza gli strumenti RPA autonomi di UiPath. Questa
Questa azienda insiste però nel dire che può resistere aggiornando la sua piattaforma RPA con più strumenti di intelligenza artificiale. Ritiene infatti che questi strumenti la aiuteranno a elaborare le attività in un ambiente di lavoro non strutturato, comprendendo i dati invece di limitarsi ad automatizzare le attività ripetitive. Ma senza il supporto della propria piattaforma di infrastruttura cloud dedicata, UiPath potrebbe avere notevoli difficoltà a scalare tali servizi di intelligenza artificiale e tenere il passo con i suoi concorrenti più grandi. Quindi, probabilmente, ragazzi, UiPath potrebbe non diventare il prossimo Alphabet, ma anche se non lo diventasse, sarebbe comunque un ottimo investimento su cui andare a puntare con i nostri portafogli. Infatti, in conclusione, si può dire che l'attività di UiPath si sta stabilizzando, ma rimane al momento non redditizia sulla base dei principi contabili generalmente accettati, i cosiddetti GAAP statunitensi, e deve affrontare sfide molto molto importanti per il lungo termine. Il suo mercato di nicchia RPA è sicuramente in crescita, ma non è vasto quanto i mercati principali di Alphabet, ovvero la pubblicità digitale e il cloud computing. Pertanto, UiPath potrebbe avere ancora molto spazio per crescere man mano che sempre più aziende accelerano la propria trasformazione digitale, ma è troppo presto per considerarlo il prossimo Alphabet. Può essere seriamente paragonato a quel leader tecnologico, ma per far ciò, UiPath dovrà ampliare in modo significativo la propria attività robotica, espandere il proprio ecosistema in altri mercati e possibilmente costruire la propria infrastruttura cloud per supportare tale crescita. La maggior parte di queste cose probabilmente non accadranno nei prossimi anni, ma probabilmente almeno entro il prossimo decennio. Detto questo, ragazzi, io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!